Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Una cosa che io sono d'accordo, che noi, da noi c'è sempre una sorta di logica per dire sì, però l'avete preso dopo 30 anni, o altrimenti sì, ma adesso non conta nulla. Sì, sono tutte cose, diciamo, secondo me, come ho detto, la banalizzazione, diciamo, di argomenti che invece dovrebbero essere affrontati pesando le parole. Qui è indubbio che è stato un successo dello Stato, perché lo Stato ha dato idea di esistere, cioè, nel senso, era assolutamente inaccettabile che una persona che avesse fatto i crimini che ha fatto, ma un boss del genere, potesse stare ancora dopo 30 anni fuori. Per cui, in ogni caso, diciamo, è un grande successo. C'è un, io sulla che la società siciliana poi abbia risposto così acclamando, quello è una cosa giustissima, perché io penso è un peso, è una cosa che uno sente sulla sua propria anima, è un condizionamento della propria vita. Rimane un paradosso, ma non lo dico in termini di polemica, però lo dico, cioè, nel senso che è anche vero che però in quella società, ecco perché io dico, diciamo, l'isolamento fa male, questa persona, facendo una vita, tra virgolette, quasi normale, è riuscita, diciamo, a nascondersi per 30 anni. Quindi quello che prima veniva definito un welfare, cioè comunque un sistema che in ogni caso lo coprisse, l'ha creato. E in questo era coinvolta anche un pezzo di società siciliana. Quella che viene chiamata la borghesia, che si è mossa e ha garantito in qualche modo questa persona. Quello è innegabile, cioè, vediamo le cose per quello che sono, senza, diciamo, la retorica né tantomeno le critiche, però questo è il dato che noi, è l'immagine di questa vicenda. Per cui, tanto più proprio per questo, diciamo, che lo Stato sia riuscito ad assicurare, a mettere dietro le sbarre un personaggio che si è macchiato di tali crimini, non è un successo, è un successo enorme, indipendentemente da tutto. No, certo. E dic-